qualche istante e sta per iniziare la diretta. Buongiorno a tutti, purtroppo mi scuso ma sono senza voce proprio oggi, quindi cercherò di farmi sentire, ecco, voi fate silenzio, perfetto. Allora, buongiorno a tutti, oggi è la prima giornata dei laboratori tematici, cioè dei diciamo seminari con esempi applicativi che vi mostreranno i docenti, in questo caso i colleghi. E il collega dottor Franco Facondini della provincia e del Civivo Digitale, che è qui come rappresentante del Civivo Digitale, e la dottoressa Francesca Ricci dell'Istituto dei Beni Culturali, che avete qualcuno di voi che chi c'era ha conosciuto nell'evento pubblico del 30 ottobre scorso. E solo due parole per introdurre il dottor Facondini. Sulla sua applicazione, lui ha fatto una sperimentazione, un'applicazione che praticamente tramite link d'open data che ha reperito nel database dell'IBC è riuscito a visualizzare, a consultare i vari tipi di farfalle nei vari stadi, cioè dal bozzo fino allo sviluppo della farfalla. Questo nella storia, quindi lo vedremo. Nella storia, ovviamente. E subito dopo arriverà la dottoressa, che è ancora in treno, e quindi l'attendiamo. E volevo solo dirvi due cose sul laboratorio aperto. E mi ripeterò perché chi c'era l'altra volta lo sa già. Comunque questo è uno spazio che noi vorremmo, che intendiamo come spazio collaborativo per tutti. Dagli studenti, ai professionisti, alle imprese, a chi ha voglia e desiderio di condividere qualcosa qui, o di imparare qualcosa qui, o di sviluppare qualcosa qui. E questo è l'intento. E già ci sono delle iniziative, oltre a questi seminari, questi laboratori tematici, ci sono delle iniziative rivolte anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate rivolte ai cittadini. Ce n'è stata una martedì 13 novembre per il punto pane internet, dove, sulle
sulle agevolazioni per l'acquisto e la vendita di un immobile, e ce ne sarà un'altra martedì 20 novembre alle 17.30 sui servizi ipotecari e catastali. Quindi chi vuole venire qua per praticare questo corso su come si va a consultare l'Agenzia delle Entrate per questi servizi, martedì 20 alle 17.30. Poi vi volevo parlare della Call for Innovator. E questa praticamente è a disposizione di tutti, anche questa, e chi ha qualcosa da dire o come proposta o come richiesta sull'innovazione può venire qui e verrà intervistato per 15 minuti, 5 minuti, un breve clip in cui esporrà la propria idea o la propria richiesta. Infine il progetto Civivo, questo non è un progetto del laboratorio, è un progetto che c'era già anche prima del laboratorio aperto, è un progetto dove Civivo vuol dire civico, vicino, volontario, cioè chiunque può aderire a questo gruppo che si incontra per parlare del digitale. Ci sono vari Civivo sulla realtà di Rimini, ce ne sono alcuni nelle scuole, ce ne sono, ma come per esempio i genitori che si occupano, che ne so, della manutenzione, del rinfrescare per esempio le pareti di una scuola, eccetera. Cioè si fanno carico di qualcosa che è a disposizione, che stanno usando loro i propri figli e lo curano. In questo caso il Civivo Digitale ha un'anima un po' diversa, cioè si fa carico dell'innovazione della città. Io concludo qui, lascio la parola al dottor Facondini. Grazie. Buongiorno a tutti. Salve. Provo senza microfono? Con microfono? Ok. Buongiorno, benvenuti, grazie di essere qui. Passiamo alcune slide, sono 14, quindi non sono tanti. Facciamo presto. E vediamo cosa sono i linked data e come si sviluppa un'applicazione partendo dai linked data. Giusto per capire un po' l'aula, sapete cos'è il web semantico? Alzare la mano. Ok. Allora direi che iniziamo. Perché la prima cosa, l'introduzione, quello che diremo, quindi facciamo un'introduzione e ci mettiamo diciamo alla pari sui concetti e sulle parole, perché a concetti nuovi corrispondono comunque parole nuove. Questo accade, succede così. E poi vediamo proprio l'applicazione Farfalle, come nasce e come facciamo a collegarci ai linked data. La prima cosa è l'omaggio al papà dei linked data, che poi è anche il papà del web, che è Tim Berners-Lee. Che è questo ragazzo qui, che adesso è un po' più grande. Questo era quando era giovane. Ok, possiamo andare. Per introdurre i linked data dobbiamo parlare del web semantico. La semantica è quella scienza che studia il significato delle parole. Quindi, nel web semantico, un computer riesce a dare un significato a una parola, a una frase, a un testo. Quindi, una frase è un insieme di parole in correlazione. Quindi è già un passaggio successivo. Il testo è ancora più complesso della frase. Già è difficile per un computer capire il significato di una parola. Nel web semantico questo è l'obiettivo. E facciamo subito un esempio. Vediamo cos'è il web semantico. Riesci ad andare su Google? No, avrei bisogno che vai su Google. Torniamo indietro. Anche col
cerchiamo la parola, ad esempio, Venere. Mi chiudi il sì, grazie, no, grazie, ok. Vediamo subito, esteticamente, che c'è un web 1.0 e un web avanzato. Se noi dividiamo a metà lo schermo, di qua abbiamo il vecchio web, di qua abbiamo il web semantico. Il computer è riuscito a riconoscere Venere come pianeta e mi ha dato delle informazioni relative a un pianeta. Quindi non è Venere la dea romana, non è Venere la Venere del Botticelli, il dipinto, ma il computer ha già capito che si tratta di un pianeta. E tra l'altro ha già capito altre cose. Se è un pianeta, so che ha un raggio, so che ha una gravità, so che ha una superficie, so di cosa sto parlando. Ok? Possiamo prova nella ricerca a mettere accanto a Venere artist. Prova. Ah, senza. Scendi un attimo. Le abbiamo già messo un po' in difficoltà. Comincia a darci tantissime cose. La Venere del Botticelli, magari un questo qui che non si sa neanche cosa sia. Non è semplice per un computer capire di cosa stiamo parlando. Per gli uomini è molto più facile. Andiamo alla presentazione. Qual è il vantaggio di lavorare sul web semantico? Che possiamo... Riesci a farla partire? Ah beh, lo stesso. Comunque, che riusciamo a produrre servizi evoluti. Prova a cliccare. Col vecchio web non ci riuscivamo. Adesso possiamo dare nuovi servizi. Non si vede però. L'avete vista questa pubblicità? È Google Mini, l'assistente di Google che fa delle cose per noi. L'assistente di Google fa quello che noi gli chiediamo. Se noi gli chiediamo di accendere la lampadina del garage, la luce del garage, puoi fermare? Ok. Il computer però deve capire cos'è una lampadina, cos'è un garage, e quindi ci servono degli strumenti, ma anche un modo di pensare avanzato rispetto al web 1.0. Andiamo avanti. Cosa c'è alla base dell'intelligenza artificiale, dei nuovi servizi evoluti? C'è un concetto che è il Resource Description Framework, RDF. RDF è uno schema, è un modello di rappresentazione delle risorse. Ok? Se io voglio descrivere una risorsa, che sia un pianeta, che sia una lampadina, posso utilizzare questo modello. È uno dei modelli RDF, ce ne sono diversi. I linked data stanno dentro, rispettano il modello RDF. Alla base del modello RDF c'è una cosa semplicissima, che è l'asserzione o statement. E arrivano un po' di
parole nuove, ok? L'asserzione è una cosa semplicissima, è una frase base che ha soggetto, predicato e oggetto. Partendo da questo si riesce a costruire tantissime cose. Per un uomo è abbastanza semplice. John è nato nel 1945. Noi lo capiamo subito. Come facciamo a farlo capire a un computer? Tim Berners-Lee dice: trasformiamo questa asserzione, questa frase, in qualcosa leggibile da un computer. Il soggetto diventa un URI, il predicato diventa un URI, l'oggetto diventa un URI. Che cos'è un URI? Allora, noi conosciamo gli URL di solito, che sono gli indirizzi. L'URI è qualcosa di più astratto, però gli assomiglia molto. Prova. Questo è un esempio di URI. Assomiglia a un URL, perché gli URL sono un tipo di URI. Poi ce ne sono di più generali, diciamo. Questo è John. HTTPS, IT, Wikipedia.org, Wiki, John Frusciante. Questo è John per tutto il mondo. È John Frusciante per tutto il mondo. Secondo quanto dice il soggetto che lo dichiara, che è Wikipedia. Se, vediamo proprio la URI. Uniform Resource Identifier, quindi identificatore univoco di una risorsa. Qui è John, può essere la lampadina, l'altra risorsa può essere la lampadina. Non pensiamo solo agli oggetti, può essere anche un concetto, ad esempio la farfalla. La farfalla intesa astrattamente come concetto di farfalla. Un URI diverso identificherà quella farfalla, esattamente quella. L'URI è una sequenza di caratteri che identifica univocamente una risorsa. Fin qui è abbastanza chiaro? Ok, grazie. Come scrivo queste asserzioni? Perché ok, costruisco le frasi, faccio le frasi, ma come le scrivo in un computer? Come rappresento questo modello RDF? Ci sono diversi modi di scrivere delle asserzioni e si chiamano, diciamo, possiamo scrivere le asserzioni in diversi formati, N3, XML, questi sono tutti diversi formati in cui possiamo scrivere degli statement e delle triple. Questo qui è il formato N3, che è il più semplice da leggere. Qui vediamo, iniziamo da qui, VD, due punti, Q18-89-80, si scrive proprio così, SCH, due punti, birth date 1970, questa è l'asserzione che avevamo visto prima. John, VD, Q18-89-80, è nato nel 1970. Semplicissimo. Possiamo mettere altre asserzioni. VD, sempre John, SCH, as occupation, VD, Q85-50-91, che è chitarrista.
creare gli statement è semplicissimo. Che cosa ci dice questa annotazione? VD lo dobbiamo intendere come? Lo leggiamo nel prefix. Prefix VD, www.wikidata.org/entity. Se noi mettiamo prima di questo codice tutta questa scritta, noi identifichiamo univocamente Jack Frusciante per tutto il mondo. Qui si vede un passaggio anche successivo, perché birth date, che era il nostro predicato, ha il prefisso SCH. SCH non è Wikidata, è un'altra istituzione, è Schema, che si è preoccupata di definire in maniera comprensibile a un computer il concetto di data di nascita. VD quindi vuol dire che è sempre su Wikidata. Sappiamo come rappresentare delle triple. Dove le scriviamo? Perché da qualche parte le dobbiamo conservare, archiviare. Sapete cos'è un database relazionale? Un database non relazionale andiamo puoi spingere allora l'archiviazione dei dati, lo storage. I database relazionali di solito sono MySQL, Microsoft SQL, Oracle, sono i più comuni perché siamo un po' abituati a ragionare in questo modo. Hanno un database con un nome, delle tabelle. Le tabelle sono fatte in righe e colonne, sono dei grandi fogli Excel. Ci sono anche archivi che sono di tipo non relazionale, che registrano i dati in un formato diverso. Sono i database non relazionali. All'interno dei database non relazionali abbiamo anche diverse tipologie. Uno ad esempio è MongoDB, che è un database non relazionale che ragiona per documenti. E poi abbiamo altri tipi di database non relazionale come i graph database o anche triple store. Per salvare i linked data bisogna usare i graph database, perché l'asserzione o statement viene chiamato anche grafo. Come di qua abbiamo ad esempio MySQL, per gestire un graph database possiamo usare ad esempio questi strumenti. Uno si chiama Virtuoso Universal Server, che è un server che gestisce database molto potente, perché gestisce sia graph database, sia DB relazionali che DB non relazionali di altro tipo. BlazeGraph invece gestisce solo graph database. Qual è la grande differenza fra database relazionali e questi? Allora, tipico del database relazionale è la struttura rigida in colonne e tabelle. Supponiamo di avere due persone, Franco e Marco. Se io voglio registrare di Franco 10 caratteristiche, avrò un record e 10 colonne. Se io voglio registrare di Marco 100 caratteristiche, nello stesso database avrò un'altra riga, ma dovrò aumentare le colonne in maniera enorme. Tra l'altro, se sono caratteristiche diverse dalle 10 precedenti, quindi diventeranno 110 colonne.
questo sparisce tutto nei non relazionali. Perché? Perché io semplicemente registro univocamente le caratteristiche di Franco in 11 righe e le caratteristiche di Marco in 100 righe. Io in 111 righe ho già tutto. Ok? Nel graph database io registro semplicemente le asserzioni, quindi soggetto, predicato, oggetto. E il server che dopo mi permette di interrogare. Come si interroga un triple store? Perché ho inserito i dati, però adesso vorrei recuperarli. Recuperarli e riconoscerli. Conoscete SQL? Ok. Questo è simile, si chiama Sparkle. È il linguaggio di interrogazione di un database di un triple store. I termini sono abbastanza simili perché abbiamo la select, l'asterisco che è il codice Jolly. Guardiamo ad esempio questa query. Select asterisco where, aperta parentesi graffa, punto di domanda x, dc type, dc animal, punto. Il punto ci vuole sempre. Chiusa parentesi. Questa è la query che dal database IBC vi restituisce tutte le farfalle. Tutti gli URI delle farfalle. Quindi tutte quelle stringhe abbastanza lunghe che identificano una farfalla. Perché le query Sparkle sono poste come triple, anche loro sono asserzioni. Possiamo fare domande solo in formato asserzione. DC, adesso lo sapete già che cos'è. DC è un'abbreviazione che mi richiama un prefix. DC sta per Dublin Core. Diciamo che ci sono una ventina di prefix che sono usati un po' in tutto il mondo. Anche okay, dopo vi dico anche un'altra cosa. Quindi la domanda che noi facciamo al triple store è: dammi tutti i soggetti che sono di tipo animale. È finita la prima parte di introduzione e i concetti li abbiamo visti praticamente tutti. Abbiamo detto che per fare i servizi evoluti dobbiamo passare da un web 1.0 al web semantico. Il web semantico funziona solo se io passo dai dati ai dati in relazione. Le relazioni sono fondamentali. RDF è il modello che ci permette di gestire questa complessità di dati e relazioni. I linked data sono una parte di RDF, una possibile applicazione. Lo schema RDF ha bisogno di particolari database chiamati triple store. Per interrogare un triple store uso Sparkle. Dove pongo le domande? Cioè, come faccio a interrogarlo? Si chiamano endpoint, sono punti di accesso via web attraverso cui io posso inviare delle domande in Sparkle. Ok. Mi permettete di bere? Scusa.
una cosa? Non so se riusciamo a ritornare. Ritorniamo un attimo solo su questa slide perché c'è un altro gradino che ci permette di fare un passo in avanti molto importante. Soggetto, predicato, oggetto. Oggetto in realtà può essere soggetto. John è amico di Marco. Marco può diventare soggetto di altre triple. Questo ci permette proprio di fare milioni di triple. Friend, ad esempio, il predicato troverete un prefix che si chiama FOAF, che sarebbe Friend of a Friend, che è quello utilizzato da Facebook per gestire tutte le relazioni. Ok. Costruiamo l'app Farfalle. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto che c'era il triple store di IBC. Abbiamo detto, bene, ci sono dei dati disponibili gratuitamente e riutilizzabili anche a scopo commerciale. È una ricchezza enorme, ve lo assicuro. Vai. Ok, accediamo a questi dati. Attraverso l'endpoint abbiamo creato un'applicazione server su web. E dopo vediamo com'è fatta. Vai. Abbiamo interrogato con Sparkle. Ok. I device, Android e forse un giorno iOS, interrogano non il Triple Store, ma interrogano la nostra applicazione. Questo passa tutto via web, sia Sparkle che il dialogo con i device che avviene in JSON. Sapete cos'è JSON? Ottimo. No. Java, no. JSON è un'annotazione dei dati, è un modo semplice di... Non è Java. Ah, notation, ok, scusa, hai ragione tu. No, non avevo capito. Questo è lo schema con cui questo è lo schema che rappresenta la struttura dell'applicazione. Però una cosa. Ok. L'applicazione l'abbiamo sviluppata in locale su Visual Studio 2017 e quindi in C Sharp. E poi l'abbiamo caricata sul web server e tra di noi ce la condividiamo via GitHub. Questi sono concetti che già avete
Deploy. Ottimo. Avete qualche domanda su questo schema? Che mi gestisco coi tempi. Un quarto d'ora. Siamo in tempo perfetto. Allora la domanda ve la faccio io. Perché non ho interrogato il triple store direttamente da un device? Perché non ho fatto un'app che vada a interrogare direttamente un device? Perché non ho fatto un'app su device che vada a interrogare direttamente il triple store? Tanto è una chiamata HTTP, Sparkle e HTTP. Perché ci siamo impuntati a costruire? Vi dico la nostra scelta. Il database di IBC ha tantissime cose dentro. Un'applicazione per gestirla e per costruirla richiede tempo, molto tempo. Questo layer, di solito si chiamano layer, ci permette di lavorare molto più velocemente e con molta più autonomia. Noi possiamo decidere qui che dati vogliamo. Se domani cambiamo idea, possiamo aggiungere o togliere dati molto velocemente. E questo ci lascia intatto il lavoro che abbiamo già fatto. E ci permette addirittura di aggiungere dati nostri. Noi possiamo usare, il database dell'IBC, ma potremmo usare anche un database nostro. Prendere i dati da entrambi e poi restituirli ai device. Questo layer ci garantisce una flessibilità molto grande. Vediamo come si fa questa applicazione server. Due volte. Quindi abbiamo pensato questa web app server come interfaccia tra database IBC e l'applicazione di Android. Abbiamo usato Visual Studio 2017, abbiamo creato un'applicazione web, ASP.NET MVC, che conoscete? No. Con Visual Studio sapete fare un sito web? Comunque c'è una cosa molto semplice. L'incapsulamento, il concetto di fondo, quello che raccontato prima, è l'incapsulamento che l'avete visto sin dalla quarta. Nasconde le complessità del sistema interiore per esporle in maniera ragionata. Perfetto. Perfetto. Per l'app non cambia nulla. Costruire una web app per lavorare sui linked data vi assicuro che è molto semplice. Farfalle sono 195 righe di codice. Perché? Perché molti strumenti ci vengono già offerti. Ad esempio, ASP.NET MVC ci permette di creare con pochi click un sito web funzionante. Quando si programma si utilizzano molto
diciamo, queste estensioni, perché non si sta a costruire, diciamo, le cose da zero sempre. Ci sono delle comunità che condividono delle librerie, condividono delle funzionalità, dei metodi, che non è bene, è benissimo usare, anche per svilupparle. Creata l'applicazione web che ci permette di avere un sito web vero e proprio, quindi capace di ricevere chiamate HTML e rispondere via web, abbiamo caricato un'altra estensione. In Visual Studio le estensioni si caricano con NuGet. L'estensione che abbiamo usato è .NET RDF. È un'estensione che ci dà tantissimi strumenti già pronti per lavorare sui linked data. Ci dà già la classe connessione per connetterci al database. Abbiamo sviluppato il codice dell'interfaccia, perché comunque è un lavoro di logica e di analisi dietro e di sviluppo c'è, perché non basta prendere i pezzettini, bisogna farli funzionare. Come spazio web noi usiamo di solito A2 Hosting, che è un server americano, che costa anche poco. Avevamo prima usato un altro server che si chiamava Smarter Asp. Sono spazi web che ti permettono di caricare le tue web app, le tue web